Proseguono senza sosta le proteste dei dipendenti del gruppo San Raffaele. Il presidente Carlo Trivelli ha annunciato che a causa dei tagli del governo nel settore della sanità, le 13 cliniche del gruppo dal 31 dicembre non potranno più garantire assistenza ai pazienti. Questo dopo che è saltato l'incontro con il commissario ad acta per la sanità del Lazio, Enrico Bondi, fissato per le 17 dello stesso giorno. Per questo motivo circa 150 lavoratori hanno bloccato Via della Pisana, creando notevoli disagi sul traffico della capitale. Oggi è il 21 dicembre e ancora una volta siamo a manifestare perché la regione è assolutamente insensibile a qualsiasi richiesta che noi facciamo. Avevano fissato un appuntamento per oggi pomeriggio, già rimandato una volta, dove si doveva arrivare a una definizione della nostra situazione, ancora una volta in maniera assolutamente irresponsabile, e possiamo vederlo bene qua, è stato rinviato senza dare alcuna motivazione, senza presentare alcuna dichiarazione questo incontro. È chiaro che i lavoratori, ma anche i pazienti, sono in forte apprensione perché non sappiamo quale sarà il futuro, non sappiamo quale sia le possibilità di continuare a trattare i nostri pazienti, e chiediamo una risposta, almeno una risposta su quale sarà appunto la possibilità di continuare a gestire i pazienti e continuare ad andare avanti con le nostre strutture. Ad oggi ancora rivendichiamo il diritto alla salute e al lavoro, prima di ogni altra cosa. Poi siamo rimasti molto delusi dalla mancata convocazione da parte di Bondi alla prefettura e alla nostra azienda. E per questo che è stato rimandato a dopo le feste, noi siamo in agonia e ci troviamo in un momento veramente in uno stato di agitazione totale. Abbiamo paura per il futuro e per un presente molto incerto. È per questo che siamo in strada e speriamo che la nostra manifestazione sia di buon auspicio per far sì che vengano ascoltate le nostre proteste. Abbiamo ricevuto un comunicato stampa che dicono che San Raffaele deve chiudere. Io le dico al signor Bondi di venire a vedere, a constatare quello che sta succedendo qua per i nostri figli. Poi faccio anche un appello a tutti gli uomini politici che sono seduti, che si alzano e fanno qualcosa per noi. Il San Raffaele il 31 dicembre chiude, non ci sono più i fondi per poter tenere in piedi questa struttura, e questo è un problema fondamentale, non solo perché ci sono persone che saranno disoccupate domani, ma ci sono bambini disabili che non avranno più strutture necessarie per essere curate. Una struttura d'eccellenza come il San Raffaele La Pisana, che è sempre all'avanguardia con le ricerche, il 31 dicembre non sarà più esistente. E mentre era in corso la protesta pacifica e spontanea, è arrivato l'annuncio che il commissario Bondi, grazie agli accertamenti fin qui svolti con la collaborazione di tutte le istituzioni interessate, rende erogabile alla banca cessionaria, a fronte delle fatture emesse dal gruppo San Raffaele, la cifra di 20 milioni di euro entro il 31 dicembre 2012, 9 milioni di euro entro il 15 gennaio 2013, e entro il 31 gennaio 2013 pagamenti correnti per circa 5 milioni, che si aggiungono ai quasi 60 milioni già erogati nel corso del 2012. Alla nota ha replicato il presidente del San Raffaele SPA, Carlo Trivelli, che ha sottolineato il loro sentirsi sconcertati dall'atteggiamento del commissario, che non ha ritenuto utile il confronto con l'azienda. Apprendiamo con stupore da notizie di stampa, si legge in una nota, di alcune promesse di pagamento parziale al cessionario UniCredit Factor SPA. Mentre attendiamo di conoscere il dettaglio delle fatture onorate, invitiamo il commissario, dottor Bondi, a comunicarci con estrema urgenza le modalità di pagamento degli ulteriori nostri rilevanti crediti, con particolare riguardo a quelli derivanti da sentenze già passate in giudicato, ben note alla struttura commissariale e sulle quali già sussiste una colpevole malevolenza regionale. Solo all'esito di tali precisazioni, aggiunge la nota, potremo assumere le conseguenti determinazioni sulle sin qui confermate chiusure delle nostre strutture sanitarie.
Il telegramma in questione è stato inviato al commissario Enrico Bondi e per conoscenza ai prefetti di Roma, Frosinone e Viterbo.